Una serataccia per la Globo Info Service Campli, un'altra giornata invece per l'Amatori Pescara per dimostrare di essere la compagine più in forma del girone. Il derby del Pala Borgognoni si chiude con un eloquente 60-84 che fa scendere il sipario sul sogno della squadra farnese di accedere alle finals di Coppa Italia. Vista la concomitante vittoria di Bisceglie a Monteroni, proprio Bisceglie con Montegranaro stacca dunque il pass. Di fronte a una buona cornice di pubblico, l'inizio di partita segna in maniera inequivocabile il destino del match. L'Amatori impatta con uno stato sferico 8 su 9 da 3 punti nel primo quarto, un dato che incenerisce le aspettative della Globo, sotto addirittura di 20 al decimo, 13-33. Un parziale solo in parte ricucito dalla squadra di Millina che si è affidata alla classe di Simone Gatti per un 19-11 che contrae il vantaggio dell'Amatori a più 12, 32-44. L'ultimo sussulto farnese inizio terzo quarto fino al meno 8, 36-44, poi i canestri di un Di Donato in versione monstra e di Capitanelli propiziano l'allungo definitivo della squadra di Giorgio Salvemini, 49-69 al trentesimo e puro garbage time nell'ultimo quarto fino al 60-84. Top scorer di serata Di Donato con 25 punti e 7 su 8 dal campo, seguito a ruota dai 22 di Pepe, 18 di Battaglia e 16 di Capitanelli. Per Campi ci sono i 16 punti di Gatti, doppia cifra anche per Bottioni, 11 e Serafini, 10. Per l'Amatori è l'ottava vittoria consecutiva e da domenica prossima il via al girone di ritorno con la squadra di Salvemini che ripartirà dal derby del Pala Elettra con Giulianova, la Globo Info Service Campli in trasferta a Isernia.